Noi come NEA, come Enterprise Europe Network, abbiamo supportato l'altra unità tecnica dell'ENEA nell'organizzare questo seminario di approfondimento sulla ottimizzazione della gestione dell'utilizzo della risorsa idrica. È una delle infrastrutture su cui bisogna investire in termini di innovazione e quindi sono state fatte delle valutazioni, delle opportunità di quali possono essere appunto gli ambiti di intervento e di come l'intervento e quindi anche gli investimenti su questa infrastruttura possa poi essere di volano per uno sviluppo e una competitività del sistema paese. In termini di innovazione è stato evidenziato come le regioni meridionali nell'ambito di uno studio recentemente fatto dalla Commissione europea a fine 2012, come le regioni meridionali rispetto alla suddivisione delle regioni europee sui livelli di innovazione, quindi individuando 4 livelli di innovazione, quindi alto, medio, basso e scarso, come le regioni meridionali siano ad un livello di innovazione medio-basso, il che significa che queste regioni hanno un grande gap di innovazione da recuperare e quindi investire sull'innovazione comporta poi un investimento, un ritorno in termini di competitività. Sono previsti in concreto degli interventi per dare una mano un po' a queste imprese del sud a cercare di colmare il gap? Allora, ci sono sia dei progetti che sono stati progetti avviati a livello nazionale di approccio integrato del sistema idrico, ma ci sono soprattutto dei programmi di investimento molto forti della Commissione europea sulla gestione della rete idrica. Nel corso del seminario di oggi sono state accennate appunto quelle che sono le linee di programmazione nazionale della Commissione europea sulle opportunità di sviluppo e di investimento nel settore di queste importanti infrastrutture.